Ok, eccoci, nuova diretta. Dopo 5 giorni di assenza forzata dal mio lavoro e quindi anche dalle dirette, dopo 5 giorni di influenza, sono tornato allo studio e avendo questi 20 minuti prima delle 3, sono le 14:40. Ho pensato di offrirvi un'altra piccola diretta. Allora. In 20 minuti vorrei. Ciao Giovanna. In 20 minuti vorrei darvi quattro chiavi essenziali per il cambiamento. Ovviamente noi parliamo di questo, molte persone mi scrivono come è possibile cambiare, come modificare delle situazioni. Ciao Massimo, ben trovato. Scusate la voce, ma ho avuto 5 giorni di febbre alta, di influenza, credo, molto molto forte. Dicevo, voglio darvi in questi 20 minuti quattro chiavi essenziali per il cambiamento. Tutti vogliamo cambiare. Ma il cambiamento non valutiamo che ha delle sue regole, ha dei suoi principi e come ogni cosa, se conosciamo i principi, se ne conosciamo la struttura, possiamo sfruttarla a nostro vantaggio e cambiare efficacemente. Se invece non conosciamo la struttura, rischiamo di lavorare tanto, stancarci tanto, avere l'impressione di fare tanto, ma in realtà non ottenere niente. Ciao a tutti, ciao Raffaella, ciao Rosa, ciao Katia, grazie. Allora, vediamo qual è la prima regola fondamentale per cambiare. Questa regola è una regola che sostanzialmente tutti conoscono, tutti noi conosciamo. Ora io ve la dirò, voi direte, vabbè, questa è la base, questo lo sappiamo tutti. Per esperienza vi dico che è la prima che si disattende, che non viene messa in pratica, perché ricordiamolo sempre, sempre, che sapere le cose è un primo passaggio, ma è totalmente inutile se poi non le mettiamo in pratica. Cioè, tutti conosciamo, tutti sappiamo che avere delle abitudini sane è meglio che avere abitudini malsane, poi però ricadiamo in abitudini che non sono il massimo. Tutti sappiamo tante cose, io direi tutti sappiamo tutto, ma poche sono le persone che poi mettono realmente in pratica. Allora, vediamo questa prima regola fondamentale. Nel frattempo io tolgo questo, ecco, giro questo. La prima regola fondamentale per cambiare efficacemente, è individuare cosa precisamente vogliamo cambiare. Se vedete, ho scelto questa immagine che ha l'unico elemento colorato su uno sfondo in bianco e nero, perché è esattamente quello che dobbiamo fare se vogliamo davvero cambiare in modo efficace, se vogliamo produrre un reale cambiamento. Dobbiamo individuare nella nostra vita, nel nostro lavoro, nella nostra coppia, con i nostri amici, in qualsiasi situazione siamo, individuare qual è l'elemento che vogliamo cambiare. Perché spesso noi sentiamo il bisogno di cambiare, ma non sappiamo cosa cambiare. E finché non sappiamo cosa cambiare, non possiamo cambiare nulla. Spesso diciamo vorrei cambiare carattere, andando più nello specifico, vorrei cambiare lavoro, ma anche questo è troppo generico. Vorrei cambiare vita, qui siamo proprio nell'astratto più totale. Ciao Anna, ciao Sandra, ciao Ari. E quindi per cambiare, dobbiamo individuare come un laser cosa cambiare.
Cambiare lavoro, cos'è che non ti piace precisamente del lavoro? Individuare cos'è che non va bene nella nostra vita, precisamente. Ricordate questa parola che è fondamentale. Cosa precisamente ora non ti piace, non va bene, non ti soddisfa? Cosa precisamente? E cosa precisamente vuoi cambiare? Cosa precisamente vuoi ottenere? Se sapessimo con precisione, come dire, laser, cosa non ci piace e cosa invece vorremmo, all'80%, e non esagero, avremmo già fatto l'80% del lavoro. Perché il problema è che la mente è confusa, che spesso diciamo so benissimo cosa voglio, so benissimo cosa non mi piace, ma non riesco a ottenerlo. Ogni volta che ho chiesto alle tante tante persone con cui ho lavorato, ok, mi dici cosa precisamente vuoi ottenere? Erano sempre vaghi gli obiettivi, ma addirittura cosa non mi piace è molto vago. Ok? Quindi chiedetevi per prima cosa precisamente voglio cambiare. Questo. Individuate con precisione cosa. Vediamo la seconda regola, il secondo aspetto fondamentale. Anche qui ci cadiamo tutti. Vi propongo una specie di gioco. Vedete queste quattro regole? Scrivetevele. Questi quattro punti non sono delle buone regole per un cambiamento efficace, sono quattro punti. Scrivetevele e capite dove ognuno di voi cade, cioè qual è quella che meno riesco a attuare. Secondo punto importante è agisci su ciò che dipende. Ecco, dimentico sempre di cambiare camera. Agisci su ciò che dipende da te. Quindi non aspettare che gli altri cambino e soprattutto non puntare i tuoi cambiamenti su qualcosa che non dipende da te. I tipici esempi sono il cambiamento che voglio è che qualcuno mi offra un lavoro migliore. Quello è un sogno, va benissimo, te lo auguro, però non dipende da te. Qualcuno che ti offre qualcosa non dipende da te. Vuoi vincere la lotteria? Non dipende da te. Altri obiettivi che non dipendono da noi. Voglio che lui, lei capisca, mi capisca o capisca che aggiungiamo delle cose. Anche quello non dipende da te, quindi non starci troppo tempo. Addirittura qui tocchiamo proprio il massimo e torniamo sull'altra camera. Ecco qui. Dicevo, addirittura qui tocchiamo proprio il massimo. Voglio che lui o lei cambi. Quel lui o lei può essere genitori, figli, amici, partner, chiunque. Quello non è un cambiamento, perché quello è qualcosa che non dipende da te, a volte non dipende nemmeno dalla persona che tu vuoi che cambiare, e forse non avverrà mai. Quindi noi possiamo scegliere cosa prendere nella vita, cosa non prendere, possiamo contribuire a cambiamenti che non sono nostri, se desiderato da qualcuno. Io, per esempio, per lavoro contribuisco a favorire, contribuisco, favorisco il cambiamento di chi vuole ottenere determinati risultati. Ma oltre quello, se parliamo di cambiamento, di un tuo cambiamento, concentrati solo su ciò che dipende da te. E ciò che dipende da me è: voglio alzarmi un'ora prima domani mattina, voglio acquisire una nuova abitudine, voglio cambiare la mia reazione a certe cose, voglio cambiare il mio modo di vedere certe cose. Facciamo degli esempi pratici. Se io me la prendo ogni volta che fanno una battuta, posso desiderare che le persone non facciano più battute su di me, oppure posso sostanzialmente modificare il mio modo di reagire alle battute delle persone. Ok? Puntate su questo, su quello che dipende da voi. Vediamo qualche domanda.
E quando si dice se potessi cambiare qualcosa del passato, come si fa? Ari, eccola qua. Ari è semplice, questa ti rispondo in un baleno, non perché, come dire, questa la so, ma perché è la vita che è così. Non puoi cambiare qualcosa del passato. Il passato è andato esattamente come doveva andare. Tu facendo tesoro del passato, puoi, e se ti va, cambia qualcosa del presente. Il presente, non lo dimenticate mai, 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 nemmeno per un attimo, è l'unico momento in cui viviamo. Finché la mente vi porta a voler cambiare qualcosa del passato, siete in un atteggiamento di sofferenza inutile, cioè state soffrendo, torturandovi su qualcosa che non esiste già più. Ok. Vediamo. Mi raccomando, non mettere mai nelle tisane o nel tè il miele. Portato ad alte temperature diventa tossico. Wow, grazie che me l'hai detto. Se vuoi i suoi benefici, devi ingerire a temperatura ambiente. Grazie. Di solito lo metto, cioè capita che lo metto, non lo metto sempre. Però ora non c'è niente, ora è solo tè caldo. Ok, allora, visto che non ci sono domande, andiamo al terzo punto che è molto interessante. Ascolta tutte le tue parti. Che vuol dire? Vuol dire che spesso noi, da un lato, più che spesso, quasi sempre, da un lato vogliamo qualcosa e dall'altro, diciamo, non voglio cambiare. Che cosa significa questo? Che dentro di noi, come vedete in questa figura, ci sono tante parti, ce n'è una impaurita, una arrabbiata, una che vuole ottenere qualcosa e una che non vuole ottenere niente, o meglio, vuole che tutto rimanga esattamente com'è. Se noi accontentiamo solo una nostra parte, ma non ascoltiamo le altre, il rischio è di sentirci perennemente insoddisfatti. Avete visto quando non riuscite a decidere? Perché da un lato c'è una parte che vuole, per esempio, la novità e ti dice dai, dai, cambiamo, cambiamo, facciamola questa cosa. Dall'altra, però, c'è una parte che dice no, ho paura, e se poi non va bene, se poi non va come dovrebbe andare, e rimaniamo bloccati perché o diamo ragione a una o diamo ragione all'altra. Ma così non ne usciamo più. Quello che dobbiamo fare è capire, per esempio, che c'è sempre una parte che ha paura, e lo vedremo nel prossimo, e vedere come affrontare la paura, non sperare di non aver paura. Ascoltare tutte le parti, rimaniamo un attimo su questo, vuol dire sostanzialmente. Vuol dire sostanzialmente fare silenzio dentro e sentire tutto il nostro mondo interno, cosa che facciamo sempre meno spesso, alcuni non hanno mai fatto, per la fretta di fare, ottenere, ma poi alla fine non otteniamo mai niente che ci gratifichi davvero, dei risultati possiamo anche ottenerli. Vediamo, c'è una domanda di Odette. Ciao Odette, vediamo che dice Odette. Allora, ciao Antonio, come ci si comporta con la parte che ti dice non ce la puoi fare, che ti prova a sabotare? Ok, Odette, c'è sempre, mai, insomma, prendeteli per quello che sono, ma è quasi normale che ci sia una parte che non tende a sabotarci. Quelli che chiamiamo i sabotatori interni, sostanzialmente sono delle parti che tendono a preservare l'equilibrio raggiunto. Cioè io ora ho un equilibrio, ho degli amici, ho una vita, ho una coppia, ho un tipo di vita. Ci sono molte parti di me che vogliono preservare questo equilibrio, anche se ha una sua quota di sofferenza, ma appena vedono che voglio fare un passo avanti, mi dicono no, non ce la puoi fare, oppure
No, stai attento che ci sono pericoli, oppure ti rendi conto che non è una cosa per te. Infiniti modi. Come si gestiscono queste parti? Come si gestisce qualsiasi parte? Cioè, si comprende che è solo un dialogo interno, è solo un pensiero, è solo una radio. È come se in testa noi avessimo una radio. Io lo spiego sempre così perché così l'ho capito. La realtà è una cosa, quello che ti dice la tua radio è un'altra. Se tu vedi che c'è un sole stupendo, ma alla radio della macchina, nella tua auto, la radio dice attenzione che c'è un acquazzone, tu ti guardi intorno e c'è un sole stupendo, non credo che scendendo apri l'ombrello perché l'ha detto la radio. No, dici si sarà sbagliata, cioè consideri per quello che è una voce che ti narra la realtà, ma non è la realtà. Quando abbiamo questa voce interna che ci dice non ce la puoi fare, ma dove vai? Gli altri sono meglio di te, X, poi possiamo fare una diretta anche sulle voci interne, sulle nostre parti, sarebbe simpatico, anzi la faremo. Ascolti e poi ti dici con molta onestà, la mia mente mi sta dicendo che, una mia parte spaventata mi sta dicendo che non ce la farò mai. C'è una parte dentro di me che tende sempre a pensare di non farcela. Ecco, quando dici già c'è una parte dentro di me, questa mia parte spaventata, la mia mente mi dice, stai già osservando la cosa da un altro punto di vista. Sei, come si dice, disidentificato, non credi a quella parte. Se ci credi, invece, le dai ragione e non ti avvii mai. Ultimo punto, perché alle 3 ho una persona. Vediamo un po', mica ho saltato. No, ecco qui. Accetta la paura e costruisci il tuo coraggio. Ecco qua. Questo è forse l'aspetto più interessante. Su questo faremo una diretta precisa, una diretta sulla paura di un'oretta, anzi, perché è giusto capire cos'è la paura, come affrontarla. C'è tanto da dire sulla paura. La cosa importante è in questo momento capire che se non accetti la tua paura non farai mai niente nella vita. Perché quando diciamo che stiamo aspettando il coraggio per fare qualcosa, continuo a dire sempre che chi aspetta il coraggio non si muoverà mai, perché il coraggio, ve lo dico in modo netto e crudo, non arriverà. Il coraggio non è qualcosa che arriva. Il coraggio è qualcosa che si costruisce. La paura è un'emozione, ok? È innata. Quando percepiamo un pericolo, proviamo paura. Poi, invece, il coraggio è l'atteggiamento volontario di agire in presenza della paura, nonostante la paura. Se non avessimo paura, non avremmo coraggio. Quando non abbiamo paura, siamo incoscienti, cioè non abbiamo coscienza che ci può essere un pericolo. La paura fa bene, ci salva la vita. Ok, vediamo un po' che qui so che qualcuno si scatenerà. Fabiola, come si fa ad accettare la paura? Ciao Fabiola, ti dico, semplicemente sapendo stare con la paura è agire. Vi faccio un esempio, siccome la natura, è precisa, è perfetta, ogni volta se ci pensate che, affrontato una paura, che avete agito nonostante la paura, sentivate di non riuscire a saltare, avevate paura, però se vi siete lanciati, avete sentito che avete superato quella paura. Accettarla vuol dire sentire che c'è, non aspettare che non ci sia, ma non dare il potere alla paura di fermarci. Cioè, voglio fare qualcosa, sento la paura e vado un passo oltre la paura. Accettarla vuol dire capire che è semplicemente naturale che ci sia. Qualunque cambiamento facciamo, anche cambiare casa, che non ha dei pericoli
molto evidenti, cambio casa, c'è un grosso pericolo. Però ci sono delle parti di me che sono sicuramente spaventate perché prevedono che c'è qualcosa di nuovo che non ho mai affrontato, che non conosco, e tutto ciò che è nuovo, sconosciuto, allerta il mio sistema, cioè mi mette in una situazione di paura. Capirlo, saperlo, vuol dire non aver paura della paura. Il problema è che noi abbiamo paura di aver paura. La prima volta che ho fatto una diretta, avevo una quota di paura da 1 a 100, era 60, la seconda facendola era 50, 40, 30. Oggi sono abbastanza naturale, ma c'è anche un minimo di paura, perché è normale, perché quella paura mi tiene sveglio. Perché paura di sbagliare, paura di non darvi abbastanza, paura di non centrare gli argomenti che possono interessarvi, tutte queste paure fanno in modo che io mi attivi per fare meglio. Ma quante persone si bloccano, vorrebbero fare anche una diretta Facebook, anche questo, e non lo fanno perché dicono: no, oddio, ho paura, e se sbaglio? Accendi la videocamera, accetta che hai paura, dillo tranquillamente. E vedrai che la paura può diventare una tua amica che ti tiene allerta, ti tiene sveglio, impedisce che ti butti in situazioni davvero pericolose. Ecco, la paura ci salva la vita quando le situazioni sono davvero pericolose. Cioè, la paura di sporgersi al 20° piano di un palazzo, quindi la paura dell'altezza, è sana. Ed è acquisita dall'uomo per non cadere, non morire. La paura di fare brutta figura è una paura invece sociale, una paura illusoria che frena molte persone nel fare quello che vorrebbero fare. Ok, allora vediamo un po'. Mamma mia, 15:02, devo lasciarvi. Se ci sono domande, cercherò di rispondere man mano che leggo i commenti, cerco sempre di farlo. E a questo punto vi do una cosa importante, se riesco. Molte persone mi scrivono: come faccio a essere avvisata delle dirette? Ecco qua. Dovreste, la mettiamo qua, fare questo. Andare su Segui pagina, e dovrebbe essere pagina già seguita, ma andate sulla mia pagina, sulla pagina Antonio Quaglietta, su quella che state vedendo adesso. Premete, cliccate, scusate, su pagina seguita e spuntate mostra per primi e sì a eventi video in diretta consigliati. Con queste due spunte, quando c'è una diretta, sarete avvisati in tempo reale. Quindi cercate di farlo, vi sposto la grafica, ok, mostra per primi e sì a eventi in diretta, cliccando su pagina seguita o segui pagina se non la state già seguendo. Ok? Spero, come sempre, che tutto questo vi sia utile. Ci vediamo nella prossima diretta e vi auguro che questi quattro punti, rivediamoli al volo, possiate seguirli. Più che altro vedere quale dei quattro seguite di meno. Individuare in modo concreto e preciso cosa voglio cambiare. Agire su ciò che dipende da me, non su ciò che deve accadere, ma su ciò che posso io fare. Ascoltare tutte le mie parti interne e accettare la paura per costruire il nostro coraggio. Grazie a tutti di essere stati qui, grazie a chi vedrà in differita questa diretta e ci vediamo la prossima volta. Ciao!